scienza e fede, due tematiche molto spesso divergenti, ma che a volte trovano dei punti d'incontro, come nel caso della ricostruzione del volto della Santa Camilla Battista da Varano, religiosa camerte vissuta nel 1500. Tra le protagoniste del lavoro di ricerca, la professoressa Isolina Marota, antropologa della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. L'abbiamo incontrata e le abbiamo chiesto di raccontarci questa particolare esperienza. Ti trovi a lavorare su quelli che sono i resti di una persona che è vissuta in un lontano passato. È come aprire una piccola finestra del passato e provoca un'emozione interiore. Allora, sono una docente ricercatrice nel settore dell'antropologia dell'Università di Camerino e mi occupo di vari settori all'interno dell'antropologia, a partire da quella che è definita l'antropologia molecolare, quindi lo studio e il recupero di materiale genetico da campioni antichi. Dire campioni antichi è dire resti umani antichi, ma anche tutti quelli che possono essere manufatti di origine biologica dell'uomo. Ma poi mi occupo anche all'interno di questo di quello che è lo studio un po' più particolare di applicazione dell'antropologia più classica a quelle che sono, diciamo, le figure come santi o altro, e quindi mi sono occupata anche di ricognizioni canoniche insieme alla mia collega, la professoressa Luciani, e ci siamo occupati ultimamente anche di questo settore. Da bambina sicuramente mi affascinava un certo periodo della storia. Ero rimasta sempre molto affascinata dalle ziggurat, la nascita della civiltà, quello mi è sempre piaciuto. Poi ho esaudito questo mio desiderio andando a vederlo in prima persona, quello che era rimasto nella regione, diciamo, della Mesopotamia. Ma ho deviato a un certo punto, cioè dovevo trovare la mia strada, e un pezzettino alla volta ho messo insieme quello che volevo fare, diciamo, da grande, no? E quello che mi affascinava. Sicuramente il momento cruciale è stato quando mi sono trovata a Museo Egizio di Torino a prelevare dei campioni dalla tomba dell'architetto Ka, ed erano dei semi di Lepidium sativum, crescione, insomma, per intenderci, contenute come offerte all'interno della tomba e all'interno di questo museo. Respirare quell'aria, e quindi respirare l'aria diversa, è un mondo chiaramente affascinante, che affascina penso tutti in generale, e da lì è partita la mia passione per il recupero di materiale genetico dell'antico. Parliamo di metà anni 80 per intenderci, quindi questo è stato il momento, e poi dopodiché si è ampliato perché per una serie di circostanze fortuite il gruppo a cui appartenevo all'epoca, che poi è lo stesso gruppo in cui sono rimasta adesso, è stato coinvolto, no, nei giorni immediati al ritrovamento dell'uomo dei ghiacci come una delle 40 equipe che si devono occupare dello studio di questo, e lì si è aperto un altro mondo. Ma si è aperto un altro mondo perché chiaramente a volte nella vita bisogna avere quel pizzico di fortuna, no? E quello è stato il mio pizzico di fortuna, così. Allora, inizialmente con la mia collega l'abbiamo sviluppato questo settore non su chiaramente resti di santi, reliquie di santi, l'abbiamo chiaramente iniziato a sviluppare su quelli che erano resti umani antichi, e abbiamo fatto delle ricostruzioni ad esempio di quello che chiamiamo guerriero vissuto nel VII secolo a.C. nella regione di Barrea. Barrea si trova al centro del Parco Nazionale degli Abruzzi, e sappiamo benissimo che in quel periodo, nel VII secolo, era abitato dal popolo dei Safini, quindi di un antico Safino, e abbiamo iniziato prima con delle ricostruzioni bidimensionali per poi chiaramente proseguire a passare al tridimensionale e tutto il resto, quello che ne è venuto, fino a quando c'è stata l'opportunità di applicarlo appunto per vedere qual era il vero volto di una santa, prima Santa Camilla, che conosciamo tutti quanti nella zona. Questa contrapposizione
non la vedo, per un motivo. Bisogna vedere la finalità che uno scienziato deve raggiungere. Se la finalità iniziale, che è quella poi della ricognizione canonica, no? Che è quella di in qualche modo ricertificare, certificare che effettivamente quelle determinate reliquie siano quelle originali, in qualche modo chiamiamole, che sono pervenute a noi, ha la stessa finalità, non si contrappone alla fede o altro. Poi anche ricostruire un po' la vita di quel santo, le vicissitudini che ha subito, patologie che in qualche modo molto spesso vengono romanzate, no? Perché comunque racconti, magari poi la santificazione è avvenuta veramente a decenni di distanza rispetto a quando è vissuto, quindi così ricostruire un po' quali sono le vicissitudini e in qualche modo poi questo si interseca perfettamente con quello che è la vita della santa e dei santi in generale, della santa. Quindi io questa contrapposizione non la vedo, non la vedo. Sicuramente inizialmente un'emozione incredibile, perché chiaramente non era lavorare come su qualsiasi resto umano, anche se comunque si prova sempre una sorta di emozione, perché tu ti trovi a lavorare su quelli che sono i resti di una persona che è vissuta in un lontano passato, cercando di farti raccontare da quei resti quella che è la storia di quel determinato individuo e di quella determinata popolazione. È chiaro che questo è come aprire una piccola finestra del passato e provoca un'emozione interiore. In più, questa, quando si lavora sulle reliquie dei santi, è un'emozione ulteriore, perché implica altri livelli della coscienza o altri livelli di quello che uno pensa, e anche chiaramente si entra nel mondo della fede, no? Ognuno di noi ha l'angolino, anche se vuole tenerlo un attimo nascosto, ha quell'angolino in cui crede, e quindi il rispetto è massimo e anche va oltre a quello che uno normalmente terrebbe, insomma. Beh, l'emozione è incredibile, perché è un conto vedere un resto scheletrico, un cranio, un conto guardare in faccia quella persona che è diverso. Guardare in faccia è una trasmissione diretta, no? È una trasmissione diretta, si prova un'emozione completamente diversa, come quando noi diciamo anche, no, ci vediamo online o ci sentiamo al telefono, è tutta un'altra sensazione, no? Vedere una persona faccia a faccia, non... e vedere anche che persona, perché comunque uno tende a idealizzare, no? E tipicamente se uno fa una ricognizione su quelli che sono i volti dei santi, sono stereotipati. Vediamo sempre quel santo che, cioè il volto del santo che è una giovincella, nel caso femminile un giovincello sui 20 anni, 25 anni, quando in realtà ad esempio Santa Camilla è morta a 60 anni e più, quindi aveva anche sul suo volto quello che potevano essere i segni della sua vita, del suo trascorso. È un effetto completamente diverso. Sì, c'è stato un attimo un timore, perché chiaramente nei fedeli e anche nelle clarisse anche loro hanno idealizzato un volto nella loro mente, no? E sicuramente uno idealizza sempre cosa? Un volto bello, giovane, con tutte le caratteristiche. Vedere il vero volto può a un certo punto provocare un impatto diverso. Forse bisogna pensare che quella è stata una santa, però è stata anche una persona, e anche tutte le rughe che può avere o altre cose sono la storia della sua vita. È stato un rapporto incredibile, di affetto istantaneo, anche perché in quel momento ci accomunavano tante cose. E poi è stato anche bello, perché ci hanno permesso di entrare in qualche modo nel loro mondo, no? Che è un mondo di serenità. Infatti abbiamo sempre detto che con la mia collega si respirava un'aria di serenità, cioè di serenità che fa piacere, no? Magari non c'era quella tensione che si può avvertire così. Poi devo dire che forse la santa ha sortito il suo effetto, perché ha spinto tutti quelli che in qualche modo potevano essere coinvolti nello studio a collaborare e a mettersi a disposizione senza nessuna remora e totalmente. Quindi piccolo miracolo fatto. Allora, dismesso, diciamo, l'abito da ricercatore, è chiaro che ti fa pensare, no? Quindi in qualche modo ti fa riflettere sulla fede che puoi avere, e forse me l'ha fatto aumentare un po', non... me l'ha fatto scattare anche dentro di me
qualcosa di più. Ma allora, innanzitutto quello dell'istituzione del tribunale ecclesiastico che l'arcivescovo Francesco Massara ha istituito, quindi con tutte le figure all'interno dei notai, c'è tutta una procedura, e dopo di questo chiaramente c'è stato una sorta di studio preliminare su quello che erano tutti gli scritti delle passate ricognizioni, perché non bisogna dimenticare che siamo tornati indietro di 500 anni, quindi avevamo bisogno anche di altri dati al riguardo. Quindi la prima cosa è stata prepararci a questo evento che si sarebbe svolto durante una seduta del Tribunale Ecclesiastico, durante una cerimonia particolare in cui c'era l'apertura alle rotture di sigilli e in qualche modo la presa in carico da parte dei periti nominati, che eravamo appunto io e la mia collega per quello che riguardava la parte antropologica e la parte di analisi chimica, il professor Claudio Pettinari. Quindi abbiamo preso in carico queste reliquie che sono venute presso il nostro laboratorio, e devo dire che questo ha completamente sconvolto l'attività di laboratorio, perché è chiaro che non possono essere considerate resti come gli altri, quindi essere nominati custodi chiaramente ti dà un ruolo verso la comunità completamente diverso e una responsabilità diversa, si sente verso tutta la comunità che c'è a Camerino, no? E anche nei dintorni. Dopo di questo abbiamo iniziato quello che è lo studio antropologico, cioè andare a fare un inventario di quelli che erano i resti rinvenuti e confrontarli con quelli che erano le vecchie ricognizioni canoniche, in modo tale da verificare se coincidevano. Una volta effettuato l'inventario siamo arrivati a ricostruire il profilo biologico. Abbiamo riverificato appunto il profilo biologico, determinazione del sesso, età di morte, massa corporea, statura in vita, e fino ad arrivare a verificare anche effettuare tutti gli indici antropometrici per verificare se evidentemente svolgeva anche altre attività rispetto a quello che uno pensa normalmente in una persona che è stata una suora, no? nella sua vita. E poi siamo passati a quella che è la ricostruzione del volto, con delle tappe, come abbiamo seguito una TAC finalizzata a riuscire a riprodurre un calco tridimensionale senza dover minimamente interagire a quel punto con la reliquia, e abbiamo effettuato questa stampa 3D è stata fatta nella facoltà di architettura, nella nostra facoltà di architettura, per quello dico che si è messa a disposizione l'Ateneo al completo proprio per far questo. E da questo siamo partiti anche con l'aiuto di un artista, perché ovviamente noi siamo antropologhe ma non siamo artiste, a ricostruire quello che era il volto più probabile. Poi è arrivato un altro esperto che ha riprodotto, diciamo, la pelle, esperto in maschere cinematografiche, ha riprodotto la pelle con tutti i pori, le sopracciglia e tutto, fino a vedere il risultato finale che si può osservare. Diciamo che l'artista insieme a questo ridanno un po' vita a quello che un antropologo può fare più in modo asettico, non essendo, c'è anche tra l'altro artisti specializzati solo in questo. È diventato tutta una zona che non poteva essere visitata da nessuno, quindi video sorvegliato, e in più chiaramente essendo le custodie avevamo anche la direttiva che non potevano circolare persone, quindi stranamente c'erano proprio dei cartelli che dicevano che non divieto d'ingresso o altro. E il laboratorio come è diventato? Sia io che la mia collega a un certo punto, secondo me ogni tanto anche fine settimana passavamo per dare un'occhiata se tutto era a posto. Quindi anche con un po' di apprensione, perché è una responsabilità grossa, sappiamo benissimo che ci sono dei mercati delle reliquie, c'è tutto un mondo non proprio, diciamo, legittimo che ruota intorno a queste cose, quindi ci sentivamo veramente una responsabilità addosso incredibile. Diciamo che a un certo punto l'abbiamo restituita, e a questo punto abbiamo due sentimenti contrastanti. Uno, un respiro di sollievo, perché abbiamo restituito tutto e quindi era nelle mani delle legittime proprietarie, che erano le Clarisse, ma da un altro punto di vista ci mancava, perché occuparci quotidianamente della sicurezza, di tutto, era diventato come se fosse una persona di famiglia, insomma, quindi ci mancava. Tanta curiosità,
tanta curiosità, e devo dire il fatto di provare emozioni nuove, e di andare a cercare, a vedere quello che ti racconta quel determinato resto umano da tutti i punti di vista, e ogni volta tu non sai cosa ti racconta, no? Può essere un racconto completamente diverso, ti può descrivere un qualcosa che tu neanche immagini, può anche non descriverti niente, perché capita anche questo nella ricerca, però quella curiosità che ti spinge ad andare avanti e poi quelle soddisfazioni che ti ridanno la carica per andare avanti. Ci sono nella ricerca i successi e successi, è così che è fatto il mondo del ricercatore. No, questo no, perché caratterialmente sono ottimista. E questo dà una spinta diversa, cioè ci può essere la difficoltà momentanea, però questo conta molto il carattere, penso, di ognuno di noi, no? E penso sempre che ci sia una soluzione alternativa, cioè ci sono sempre piani B che magari in quel momento non vedi, ma tanto vengono fuori, intuizioni e il resto, ma questo è nella mia indole. Sì. In qualche caso, quando andiamo chiaramente negli scavi archeologici o altro così, inizialmente ti guardano con una sorta di diffidenza, no? Poi una donna che ha effettivamente scheletri negli armadi, nel vero senso della parola, no? Se possiamo definirlo questo, è vista sempre con un attimo di sospetto. Poi a mano vedo che si sciolgono, no? C'è questa fase in cui si sciolgono, si aumentano le interazioni e a questo punto cambia tutto. Inizialmente una sorta di diffidenza c'è, però ostacoli veri e propri no. Riserveremo delle sorprese sicuramente. Diciamo che la settimana prossima già si potrebbe parlare di un prossimo progetto, ma già, ce ne sono già ancora già in atto altri, però qualcosa di nuovo potrebbe arrivare.